Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come fare un veloce gelato molto light al melone. Ora iniziamo a cucinare. Noi la faremo solo per due porzioni. Bisogna togliere i pezzi di melone che avevamo messo in freezer precedentemente. Quindi, dopo averlo pelato e tagliato a pezzetti, semplicemente lasciato in freezer per almeno 5-6 ore. Noi ne aggiungiamo circa 250 grammi. Dopodiché, bisognerà aggiungere i cubetti di ghiaccio, che sono circa 200 grammi. Chiudiamo poi il coperchio con il misurino e andiamo a frullare il tutto. Quindi, tornate sulla home e frulliamo a velocità molto elevata. Per circa 20 secondi. Io vi consiglio di alzare e abbassare la velocità, così da aiutare le lame a frullare al meglio. Quando poi sentite che il bimby sta frullando a vuoto, basterà spegnerlo, riunire sul fondo con la spatola e vedere se c'è bisogno di frullarlo per altri 10-15 secondi, sempre a velocità elevata. Questo è il nostro risultato. Riuniamo quindi sul fondo con la spatola. Riposizioniamo poi il misurino con il coperchio e frulliamo, come abbiamo detto precedentemente, per altri 10-15 secondi, sempre velocità dall'8 al 10. Ed ecco qua il nostro gelato super light. Come avete visto, gli ingredienti sono semplicemente due, solo un po' di melone e acqua, il ghiaccio, per una merenda veramente rinfrescante. Se la volete con una consistenza più cremosa, basterà aggiungerci un cucchiaio di yogurt greco oppure un po' di latte. Un'altra variante molto interessante è aggiungerci due pesche a temperatura ambiente, così che sciolga un po' il ghiaccio e faccia quella cremosità aggiuntiva. Ora serviamo nei bicchieri e poi è pronto da mangiare. Ed ecco il nostro risultato finale. Come potete vedere è veramente molto invitante, perfetto per una calda giornata estiva, con zero grassi perché è semplicemente melone con l'acqua e davvero molto gustoso. Scriveteci qui sotto nei commenti se l'avete provata, se vi è piaciuta o se avete fatto qualche altra variante. Noi ci vediamo al prossimo video!